Arrivano conferme da Brescia per Giorgio Perinetti all'Avellino. La collega Erika Bariselli sottolinea come non sia semplice giudicare il lavoro dell'esperto dirigente in Lombardia, in quanto i rapporti con Massimo Cellino non sono stati idilliaci. Adesso di tutto e di più, poi se entriamo nello specifico della figura Giorgio Perinetti, è molto difficile giudicare quello che è stato o non è stato il suo operato, anche perché qui la figura del direttore sportivo da parte di Massimo Cellino è concepita sui generis. Inoltre Giorgio Perinetti era ritornato al Brescia con una mansione specifica, quello di essere l'uomo che si occupava della gestione quotidiana del tecnico Pep Clotet. Perinetti e Clotet erano tornati in una sorta di ticket. Poi è successo che Pep Clotet è stato esonerato, è stato richiamato, poi è stato esonerato un'altra volta, e l'anomalia, semmai, visto che Perinetti appunto e il tecnico catalano erano un ticket, è stata che Perinetti è rimasto, ma un Perinetti che è sempre stato senza poteri, di fatto, senza possibilità di incidere sul mercato, come sempre peraltro succede qui al Brescia. Quindi davvero è molto difficile giudicare quella che è stata la figura di Giorgio Perinetti, che oltretutto nelle ultime settimane non era mai nemmeno più stato interpellato per questioni di ordinaria quotidianità dal presidente Massimo Cellino. È stato un rapporto che è andato a scemare, così poi come è andata a scemare fatalmente la stagione del Brescia. Quello che posso dirvi è che di fatto Perinetti, seppur in maniera informale, si è già congedato sostanzialmente dal Brescia, e credo di aver capito che non ci sono più dubbi sul fatto che arriverà l'Avellino. Nel frattempo è arrivato il rompete le righe, deciso stesso dai calciatori, dopo la retrocessione di pochi giorni fa contro il Cosenza di William Viali. La società avrebbe voluto trattenere la squadra ad allenarsi fino alla fine del mese, ma giovedì, nella stanza del Rigamonti, mentre si vivevano peraltro attimi di pura angoscia e di puro terrore, i giocatori hanno risposto alla società: fate quello che volete, dateci le multe, sanzionateci se ritenete, ma noi ce ne torniamo a casa. Di fatto c'è stato un auto rompete le righe.